Sono felice quando riesco ad incontrare il popolo di Dio. Papa Francesco non nasconde la sua emozione nella consueta conferenza stampa in aereo al termine del 21esimo viaggio apostolico in Myanmar e Bangladesh. Nelle domande dei giornalisti c'è ancora l'eco del commovente abbraccio del Papa dopo l'incontro interreligioso a Dhaka con la minoranza musulmana Rohingya, che, ricorda Francesco citando un rapporto delle Nazioni Unite, è la minoranza religiosa ed etnica più perseguitata al mondo. È arrivato il momento che loro venissero per salutarmi. In fila, India. Quello non mi è piaciuto, ma uno, l'altro. Ma poi subito volevano cacciarli via dal scenario. E io lì mi sono arrabbiato. Io ho sgridato un po'. Sono peccatore. E ho detto tante volte la parola rispetto, fermato, e loro sono rimasti lì. E incominciai a parlare, non ricordo cosa ho detto, so che a un certo punto ho chiesto perdono, credo due volte, non ricordo, ma la sua domanda è cosa ha sentito. Nel momento io piangevo, cercavo di che non si vedesse. Loro piangevano pure. Un gesto che è comunicazione, perché sottolinea il Papa, la cosa più importante è che il messaggio arrivi senza sbattere la porta in faccia, ma dialogando senza aggressività, come accaduto in Myanmar con il generale Min Aung Hlaing, capo dell'esercito. Un incontro nel quale, racconta Francesco, non ho negoziato la verità. Nelle domande dei giornalisti pure un accenno alla stretta attualità con la pericolosa tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Siamo al limite della lecitù di avere e usare le armi nucleari. Perché? Perché oggi, con l'arsenale nucleare così sofisticato, rischia la distruzione dell'umanità, o almeno di gran parte dell'umanità. Soffermandosi poi sulla situazione in Bangladesh tra povertà e sviluppo, il Papa evidenzia il lavoro che si sta facendo per migliorare le condizioni del paese, puntando sulle nuove generazioni. Sono cosciente di questo. Sono cosciente pure che la libertà fino a un certo punto è condizionata, non solo dai militari, ma dei grandi trust internazionali. E hanno puntato sull'educazione e credo che è stata una scelta saggia. E ci sono piani di educazione, hanno fatto vedere percentuale degli ultimi anni come è discesa la non educazione abbastanza. Questo è la scelta loro, ma magari vada bene, no? Perché loro sostengono che con educazione il paese andrà su. Accennando poi alla Cina, Francesco chiarisce che non c'è alcun viaggio in preparazione, che riguardo la Chiesa cinese si deve procedere passo passo, con delicatezza, ma le porte del cuore sono sempre aperte. Infine ricorda che vivere il Vangelo è testimoniare come si vive, lasciando che lo Spirito Santo lavori. Afferma poi di non aver percepito paura nei sacerdoti che ha ordinato in Bangladesh, ma l'attaccamento al popolo, a questo piccolo gregge riconfermato nella fede dal proprio pastore.